Bene Marta, parlaci del tuo nuovo progetto. Il mio nuovo progetto, come quello precedente, Nel nome della madre, edito da TV Edizioni, consiste anche questo in una serie fotografica accompagnata da un testo in cui c'è questa serie fotografica e il filo conduttore della narrazione. Come si chiama questo progetto? Questo nuovo progetto si chiama Storia di un'antica libertà. E di che si tratta? E racconta la storia di due donne. Marina riceve la lettera con le ultime volontà di sua zia Antonia, in cui le dà delle indicazioni o insomma cerca di darle una risposta alle origini misteriose di Marina. E per questo la indirizza, diciamo così, in una specie di ricerca di avventura in cui Marina troverà un diario, il diario di un'altra donna che visse negli inizi del Novecento e scoprirà insomma, due storie che si intrelacciano, che sovrappongono. Non ti sembra una trama un po' scontata? Allora, forse dite, beh, questa storia del diario così è un po' male vista secondo me, però innanzitutto noi, questo è un racconto per immagini, quindi le immagini sono le protagoniste, il filo conduttore. E secondo, questa narrazione che abbiamo raccontato insieme a mio fratello, per quello parlo il plurale, è una storia in cui utilizziamo il realismo magico, quindi ci saranno svolte sorprendenti e per niente scontate. E quando e dove lo presenti? Lo presento presso la Galleria TV il 31 marzo alle ore 18 e vi aspetto, mi Ma raccomando. ci aspetti anche con una sangria? Ma certo, come sempre porterò la mia tonica di sangria. Ciao amici, a presto, ciao.